Morto a 84 anni Marcello Berloni, con le sue cucine portò il nome di Pesaro in Italia e all'estero. Sospetto pacco bomba davanti all'agenzia delle entrate a Pesaro, arrivano anche gli artificieri, aperta con un robot, la scatola conteneva soltanto libri. Scatta l'allarme in due locali a Sassonia di Fano, la vigilanza privata ferma un giovane e i carabinieri lo portano in caserma. Guerra e siccità, aumentano i prezzi di frutta e verdura, ma non tutti confermano i forti rincari. I prezzi alla fine sono sempre più o meno gli stessi, possono magari essere rincarati di 10-20 centesimi, ma non un euro. Emergenza idrica nelle Marche, la regione invita tutti i comuni a vietare il consumo di acqua per attività non essenziali, le maggiori criticità nell'Ascolano e nel Pesarese. Fano da oggi più sicura, installati nel centro storico 4 nuovi defibrillatori e la donazione del Rotary Club alla città. Mercoledì 29 giugno, buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. L'imprenditore Marcello Berloni è morto questa mattina all'ospedale di Pesaro, dove era ricoverato per una grave malattia. Insieme al fratello Antonio fondò alla fine degli anni 50 una piccola falegnameria che poco dopo diventò una delle fabbriche più affermate in Italia e nel mondo. Marcello Berloni se n'è andato oggi. Sono stati 10 anni di sofferenza, lotte e speranza. Sicuramente la malattia che lo aveva aggredito in quest'ultimo periodo è anche la conseguenza di tanto dolore. Sono le parole commoventi scritte da uno dei figli del noto imprenditore deceduto all'età di 84 anni all'ospedale di Pesaro. Marcello, agli inizi degli anni 60, fondò insieme al fratello l'azienda Berloni Cucine, portando in alto il nome di Pesaro a livello nazionale e internazionale. Poi la crisi, che nonostante gli sforzi, cambiò le sorti dell'azienda, passata ad una cordata taiwanese. Una trentina di anni fa, invece, la famiglia acquistò l'area termale di Carignano, un investimento importante per un progetto ambizioso di rilancio, tanto che all'inizio entrò a far parte della compagine azionaria anche Pippo Baudo. La vicenda però fu lunga e piena di problemi, tra cui un parere negativo della soprintendenza che impedì la completa realizzazione del polo termale. Inizialmente la struttura era di entrambi i fratelli, successivamente, con la divisione dei beni all'interno della famiglia, il 72% delle quote passò a capo di Antonio, mentre il restante finì in mano all'impresa di costruzioni Italino Mulazzani. Poi il fallimento, la messa all'asta dei beni da parte del Tribunale di Pesaro, la decisione di chiedere al Comune un maxi risarcimento dei danni e nel 2020 l'acquisto da parte del Gruppo Romani. Con Marcello Berloni, ha commentato il sindaco Matteo Ricci, scompare un pezzo importante di storia dell'imprenditoria pesarese, ha creato sviluppo, occupazione e benessere nella nostra provincia, ha ricordato invece la presidente di Confindustria Alessandra Baronciani. Se ne va una persona semplice, fortemente legata alla sua famiglia, giunto e ai luoghi nei quali ha vissuto e operato. La notizia della sua scomparsa ci addolora profondamente. Di lui ci resta un esempio di imprenditoria innovativa che ha reso famoso il nostro territorio grazie al brand che si è imposto in tutto il mondo. Domani, ha raccontato il figlio, avremmo celebrato una cena con le famiglie finalmente riunite, con fratelli, mogli, cugini e nipoti, oltre che con alcune delle tante persone che lo hanno conosciuto, stimato e amato nel corso della vita. Era una sorpresa per Marcello, che avevamo pensato di denominare Insieme. Tornare nuovamente insieme, il suo più grande desiderio. Il nostro padre resterà per sempre insieme a noi e a chi gli ha voluto bene, nei ricordi, nei progetti di lavoro, nel suo meraviglioso sorriso. È rientrato a metà mattinata, l'allarme scattato all'Agenzia delle Entrate di Pesaro, dove è stato trovato un pacco sospetto. Una volta aperto è stato scoperto che conteneva solo libri. Le immagini sono di Stefano Barnesi. La guardia di turno ha visto all'ingresso un pacco sospetto e ha fatto scattare l'allarme. È successo questa mattina, intorno alle 8, all'Agenzia delle Entrate di Pesaro, negli uffici di Via Mameli. Sul posto i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco e il 118, in attesa dell'arrivo degli artificieri del reparto di Ancona. Poi, con l'utilizzo di uno speciale robot, i militari hanno potuto verificare che la scatola, lasciata dentro una busta di plastica, per fortuna conteneva soltanto libri. Ma
Tirato un sospiro di sollievo, i dipendenti che hanno atteso in strada sono rientrati al lavoro intorno alle 11, inevitabili disagi al traffico che è stato bloccato per precauzione dalle forze di polizia. Sono arrivato qua verso le 7:05, dopo un'oretta e passa il pacco ancora non veniva preso e di conseguenza chiedendo consiglio ad un amico che è in polizia mi ha detto di chiamare le forze dell'ordine. Sono arrivate le pattuglie, abbiamo svuotato il palazzo e di conseguenza sono arrivati gli artificieri. Non abbiamo fatto entrare gente, quell'altra sono circa una 20-30 persone e abbiamo fatto scendere. Ma io di conseguenza, essendo che è un posto dove comunque ci lavora molta gente, ci arrivano altri clienti e tutto, ho detto chiamiamoli e stiamo tranquilli. Ora proseguono gli accertamenti per capire se qualcuno abbia dimenticato lì il pacco il giorno prima oppure se si sia trattato di uno scherzo di cattivo gusto. Ancora cronaca, con il malintenzionato bloccato nella notte dalla vigilanza privata a Sassonia di Fano, il primo allarme collegato alla centrale operativa è scattato poco dopo le 3 nel bar pizzeria Splash in Viale Adriatico. Le guardie, dalle registrazioni dell'impianto di videosorveglianza, hanno visto un ragazzo di origine straniera aggirarsi nell'esercizio. Pochi minuti dopo è arrivata un'altra segnalazione proveniente dal fuorirotta, situato nello stesso viale. Anche qui, grazie ad una motion cam che rileva i movimenti e invia fotogrammi in tempo reale, è stata verificata la presenza del malvivente. Giunta sul posto, la guardia giurata ha fermato il sospettato e richiesto l'ausilio delle forze dell'ordine. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Fano che hanno portato il giovane in caserma. Il ragazzo, che soffre di problemi psichici, non ha rubato nulla e non è stato denunciato. Torniamo a parlare dei rincari che non risparmiano la frutta e la verdura. Questa mattina siamo stati in piazza Andrea Costa a Fano per sentire commercianti e consumatori, ma non tutti confermano l'impennata dei prezzi. Costo energetico, guerra russo-ucraina e siccità. I rincari non colpiscono solo il pesce, il grano e l'olio di girasole a farne le spese, anche l'ortofrutta che ha subito un aumento notevole dei prezzi. Non piove da mesi, le temperature superano i 30 gradi e i comuni hanno iniziato ad emettere ordinanze per il razionamento dell'acqua. Mentre gli agricoltori denunciano enormi difficoltà per irrigare i campi, lamentando danni ingenti, i prezzi degli ortaggi schizzano in alto. Secondo le stime di Coldiretti, il balzo delle temperature con Caronte, che stringe d'assedio città e campagne, ha fatto esplodere i consumi di frutta e verdura sulle tavole degli italiani con un aumento medio del 20%. D'altra parte, preoccupa il forte incremento dei costi di produzione a causa del conflitto in atto. Si va dal più 170% per i fertilizzanti al più 129% per il gasolio agricolo. A questi si aggiungono gli aumenti per i trasporti e gli imballaggi, rincari che gravano anche sui consumatori. Che cosa ci può dire sul rincaro dei prodotti ortofrutticoli? È una roba assurda, proprio un continuo aumento di settimana in settimana. Aumentano di continuo, non se ne viene più fuori. Lo so, il gasolio che aumenta. Il gasolio adesso arriva a 2,10, è arrivato, noi come facciamo? Ci abbiamo il rincaro. La roba arriva dalla Sicilia, noi andiamo tutte le mattine a Rimini Nord a caricare, noi abitiamo a Morciano, Rimini Nord, e poi veniamo giù a Fano. Facciamo 140 km al giorno per poi venire qui, vendere a una cifra abbordabile, diciamo, perché meno male abbiamo dei prezzi abbordabili, però non ci si fa perché ogni settimana aumenta. Quali sono i prodotti che sono aumentati di più? I pomodori, adesso riusciamo ad avere quelli dei contadini, però i pomodorini, il Vesuvio, i datterini, il cubello, quella roba lì. Poi ci sono le pesche che l'anno scorso, sto periodo, erano regalate, andavano a 1,80, 1,50, quest'anno il massimo che riusciamo a fare è 2 euro. Non si riesce a abbassare, le albicocche uguali, i cocomeri uguali, invece l'anno scorso, sto periodo qui, andavano a 90, 80, adesso 1,30, 1,50. Solo perché aumentano all'origine, il trasporto e tutto il resto. Le motivazioni principali? Il gasolio, il caro gasolio, caro gasolio, caro gasolio, dico, perché la roba arriva tutta da fuori. Per quanto riguarda invece gli acquirenti? Si vede che c'è molta difficoltà anche nella gente ad acquistare, perché vengono con le monetine adesso, non vengono più con i pezzi da 10 o da 20, ma vengono con le monetine. Voi da ambulanti potete semplicemente andare incontro ai clienti? Sì, già, quando spendono, per dirti, anche una cifra di meno, cerchi di regalargli il pomodoro un po' maturo, gli regali qualcosa in modo che hai capito. Che cosa sta acquistando? La frutta, pesche, ciliegie e banane. E ha notato una differenza di prezzo da qualche tempo ad oggi?
Ma in realtà io non sono neanche di qua, quindi non saprei cosa dire, però sono forse leggermente un po' più alti rispetto alla provincia di Venezia. Però d'altra parte è estate, bisogna mangiare un po' di frutta. Quindi non ce ne priviamo? No, dai, no, della frutta no. Di tutto il resto forse della frutta no. Oggi devo acquistare pomodori e albicocche. E ha notato una differenza di prezzo da qualche tempo ad oggi? Sì, sì, ma enorme anche. Quanto spendeva prima e quanto spende oggi? Adesso si spende il doppio di quello che si spendeva una volta. Cosa sta acquistando? Le ciliegie, però devo vedere quanto costano. Sono aumentati i prezzi? Adesso guardo. Sicuro, comunque sono aumentati tutto aumentato. I prezzi alla fine sono sempre più o meno gli stessi, possono magari essere rincarati di 10-20 centesimi, ma non un euro, cioè voglio dire. Ho visto 50 centesimi in aumento rispetto a tanti prodotti che proprio sono andati alle stelle, che non hanno motivo di arrivare alle stelle. Questa mattina si è riunito il Comitato Paritetico di Protezione Civile per fare il punto sull'emergenza idrica nelle Marche. Oltre all'assessore alla Protezione Civile e ai dirigenti regionali, hanno partecipato i rappresentanti delle 5 prefetture marchigiane, dei 5 ATO competenti e l'ANCI. Come ha riferito l'assessore Aguzzi, le maggiori criticità sono state riscontrate nell'Ascolano perché, a seguito del sisma, alcune sorgenti hanno deviato i corsi d'acqua ed è diminuita la portata di captazione, per cui si dovrà ricorrere ad alcuni pozzi che vengono attivati solo nelle emergenze. Situazione critica anche nel pesarese, in particolare a Fano e Pesaro. Queste città infatti prelevano dal fiume Metauro, che dall'invaso di Tavernelle e di Colli al Metauro oggi è a meno del 50% delle sue potenzialità. Gli altri invasi di Fossombrone e del Furlo sono sotto la soglia storica e, visto che non sono previste precipitazioni nei prossimi giorni, sarà necessario attingere i pozzi del Burano e di Sant'Anna, come è stato fatto lo scorso anno. La Regione invita tutti i comuni delle Marche ad emettere ordinanze di divieto di consumo di acqua per attività non essenziali, ordinanze da emanare immediatamente, su cui sarà necessario un forte controllo per l'osservanza degli obblighi. La siccità fa aumentare anche il rischio di incendi. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti lungo via Flaminia Prima a Osimo per il rogo divampato in un campo di grano. Sul posto le squadre di Osimo e di Ancona con autobotti e mezzi 4x4. I pompieri hanno spento le fiamme e bonificato l'area percorsa dal rogo, che ha coinvolto circa 5.000 metri quadrati di superficie. Cambiamo argomento, torniamo a Fano, perché nel centro storico sono stati installati 4 nuovi defibrillatori donati dal Rotary Club. All'inaugurazione c'era per noi Filippo Bucci. Da oggi Fano sarà dotata di 4 nuovi defibrillatori dislocati in tutta la città. Questa mattina, nella zona del Pincio, è stato inaugurato il nuovo apparecchio donato dal Rotary Club Fanese, realtà molto sensibile ai temi sulla tutela alla salute. Le postazioni saranno ad accesso pubblico 24 ore su 24, a portata di chiunque e in tutte quelle occasioni di necessità ed emergenza. Le location sono oltre qui al Pincio, nelle vicinanze degli ex bagni pubblici, e ce n'è un altro collocato nel parcheggio antistante la Rocca Malatestiana e uno in piazza Costanzi di fronte alla tabaccheria. Poi ce ne sarà uno che speriamo a breve verrà collocato nella piazzale antistante la stazione ferroviaria di fronte alla farmacia comunale e che è in attesa del nulla osta da parte delle ferrovie. In tutta la nostra città, ha commentato Barbara Brunori, siamo arrivati a quota 100 defibrillatori presenti lungo le spiagge, nei campi sportivi, negli istituti scolastici e uffici di aziende private e anche nei mezzi della polizia locale di Fano. L'assessore ha inoltre ricordato che tutti i defibrillatori devono essere comunicati all'associazione Fano Cuore. Fano è una città di cuore perché abbiamo una rete di associazionismo diffuso che mette al centro la rete del dono. Anche in questo caso il Club Rotary di Fano ha donato alla città 4 defibrillatori automatici che saranno a disposizione delle piazze. È sicuramente un dono prezioso perché ricade sulla salute di tutti noi e oltre questo ha un'importanza proprio di civiltà per la nostra città.
Avere una città al sicuro significa veramente mettere a disposizione anche questi dispositivi. Un apparecchio alla portata di tutti, efficace per la lotta all'arresto cardiaco improvviso. Nella giornata di sabato 2 luglio l'associazione Fanno Cuore ha organizzato dalle ore 18 alle ore 21 un appuntamento per informare e formare i cittadini sull'utilizzo del defibrillatore. I punti individuati sono Piazza 20 Settembre, Piazza Costanzi, Pincio, i Giardini della Rocca Malatestiana, Piazza Fratelli Rosselli, Zona Lido e Sassonia. Il funzionamento del defibrillatore semiautomatico è estremamente semplice. Basta accenderlo, dei comandi vocali guidano passo passo chi lo sta utilizzando al corretto utilizzo. E sulle piastre sono indicati i punti in cui vanno applicati. Quindi bisogna solo accenderlo, seguire le istruzioni e premere il pulsante quando l'apparecchio lo dice. L'uso del defibrillatore è estremamente sicuro perché eroga la scarica elettrica esclusivamente se riconosce quella situazione che ha determinato l'arresto cardiaco e che lui può risolvere con la scarica elettrica, altrimenti non fa erogare nessuna scarica. Quindi scariche inappropriate non se ne possono dare. L'intervento deve essere tempestivo, è importante intervenire, più presto si interviene e maggiore è la probabilità di salvare una vita. Alla Rocca Malatestiana di Fano è stato presentato il calendario degli eventi estivi, domani si inaugura Comizi d'Amore con il filosofo Umberto Galimberti. Presentati gli eventi dell'estate fanese alla Rocca Malatestiana. Un programma ricco con oltre 60 giornate di spettacoli, concerti, mostre e conferenze sia all'esterno della struttura che all'interno, tra palchi, cellette e saloni. Durante la conferenza il direttore artistico Massimo Pugliani ha elencato il calendario che si divide in tre momenti differenti. Comizi d'amore, voci e evocazioni, 6 eventi di cui 5 in esclusiva nazionale. Amour, arte e musica rigeneratrici, 13 concerti, 2 incontri e un corso per giovani gruppi musicali. E infine arte, mostre e installazioni, ovvero 6 mostre e laboratori. Gli eventi partiranno da giovedì 30 luglio e saranno visibili sul sito ufficiale. Comizi d'amore proponiamo una sorta di esclusività per la Rocca Malatestiana perché la rassegna ha in sé un articolato programma che già con l'evento Galimberti riesce a far comprendere di cosa si tratta, cioè non un talk, non un dibattito, ma una sorta di programma che permetta a chi entrerà nel palco della Rocca Malatestiana di fare un comizio che è centrato sulla scuola, su quello che è in effetti un argomento molto trattato, molto sentito, e questa iniziativa, grazie alla collaborazione con l'Accademia Vitruvio Fanum, siamo riusciti a coinvolgere anche la dottoressa Tinazzi è uno studente, proprio per dare più voci, per fare in modo che ci sia più possibilità di avere le idee sulla scuola. Poi ci sarà il grande ritorno di Ramin Bahrami, che praticamente qui presenterà un suo progetto speciale, unico, internazionale se vogliamo, con la possibilità di vedere il maestro che suonerà sia Bach che Mozart, le musiche che sono proprio del film di Pierpaolo Pasolini, il Vangelo secondo Matteo, che sarà proiettato durante l'esecuzione di Bahrami. Ma il calendario è talmente ampio che in effetti possiamo dire che adesso partiremo con il contest dell'ambito sociale, proprio in questa sede ci sarà appunto un grande evento di DJ set e il 13 un contest che permetterà ai giovani di essere molto protagonisti perché sarà appunto presentato il meglio della produzione della musica dei giovani, e questo è nell'ambito dell'attività dell'assessorato ai servizi sociali e dell'ambito che appunto è l'organizzatore di questa iniziativa. Al contest i giovani musicisti potranno iscriversi entro il 30 giugno sul sito ambitofano.it. Seguiranno poi altri appuntamenti musicali nel territorio degli 8 comuni dell'ambito fino all'evento di chiusura con tutte le band e i cantanti finalisti prevista per il 13 luglio alla Rocca Malatestiana. Prenderà il via invece al Paricentro di Fano il Festival Europeo Alter Art, un progetto nato a Pergola e dedicato al linguaggio innovativo nel teatro e nella danza per integrare e coinvolgere anche le categorie più fragili.
L'arte che abbraccia il sociale, la danza e il teatro nel segno dell'inclusione. Dal 7 al 10 luglio torna a Pergola, in provincia di Pesaro Urbino, Alter Art Festival, un evento incentrato sull'innovazione nelle arti performative organizzato dall'associazione Isciamanca. La seconda edizione è stata presentata al Paricentro di Fano, che ospiterà un'anteprima giovedì 30 giugno alle ore 18:30. Questo approccio si sposa benissimo con quello che è una ricerca che è alla quinta edizione, che è quella del Festival Impronte Femminili, in cui Alter Art insomma converge per il secondo anno consecutivo, una rassegna di arte e cultura per le pari opportunità e i diritti che si svolge sul nostro territorio con l'obiettivo di mettere in piedi pratiche buone pratiche di pari opportunità, ma anche, questa è una finalità assolutamente importante tanto quanto la prima, creare una connessione con il territorio e mettere in piedi una programmazione che sia il più possibile in sinergia. Ad entrare nel dettaglio del festival la direttrice artistica Monia Mattioli. All'interno del nostro percorso si sono affiancate associazioni anche del territorio di Fano, di Iesi e di Pesaro, che appunto mette in primo piano l'integrazione sociale di categorie sensibili, così chiamate, quindi persone con disabilità fisiche, psichiche e cognitive, all'interno di quello che è l'innovazione metodologica nei linguaggi di teatro e danza contemporanei. Questo è uno dei punti fondamentali. Possiamo però anche ricordare che un altro obiettivo importante del nostro festival è quello di creare comunicazione tra quelli che sono piccoli territori marginali e territori più ampi, tra piccole città e grandi città, ed è per questo che siamo estremamente felici di questa collaborazione che prosegue tra il comune di Pergola, Alter Art e le pari opportunità del comune di Fano ed il comune di Fano. Molti laboratori, molte conferenze, molti spettacoli saranno dedicati al rapporto tra genitori e figli, alle nuove generazioni e anche all'integrazione di categorie sensibili, non solo di persone con disabilità ma anche di quelli che sono migranti e ragazzi con difficoltà di integrazione sociale del territorio italiano ed europeo. L'intero programma è consultabile sul nostro sito occhioallanotizia.it. Ad esprimere soddisfazione anche il sindaco di Pergola, Simona Guidarelli. Una bellissima occasione per la nostra città, sia per partecipare a laboratori, eventi, convegni, tutto quello che il festival ha in programma, e sia per comunque riflettere su tematiche che sono molto importanti, quindi non solo arte, danza, teatro, ma anche inclusione, integrazione. Ecco, crediamo che sia veramente un'occasione importante e sarà uno degli appuntamenti principali dell'estate pergolese. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato alla terza giornata dei lavori dell'Osservatorio regionale per le politiche agricole e lo sviluppo rurale. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e buona serata a tutti.